Benvenuti ragazzi, sono Sofsox, qui nuovo video in cui oggi faremo la settima parte del Let's Play sulla Wonderlock di Pokémon Y. E direi subito di iniziare con la cattura di un nuovo encounter, che sarebbe in pratica non quello del percorso 8, perché il percorso 8 già l'abbiamo fatto, ma più l'encounter di Pedro Jafari, che sarebbe la città, sì, Pedro Jifari, neanche Pedro Jafari. Quindi subito di fare l'encounter. Visto che comunque, sai, più scambi politici abbiamo, meglio è per noi. No, non ci abbocca nessuno perché nessuno ci vuole vedere. E a nessuno gli importa. Però li proviamo qua, almeno qua, dai. Che ci dai? Ok, ci dà qualcuno? Guarda, scommetto che ho l'obdisk. Dai, sì, sempre l'obdisk. Sempre l'obdisk. Cioè, più dell'obdisk così. E abbiamo il nostro Shifty che userà falso finale, così lo catturiamo subito, visto che rimane subito un PS, vero? No, non rimane neanche un PS, pensate un po'. Brutto colpo, pensate un po'. Cioè, oh, sempre il contraccolpo tu, eh. Ah, andiamo per la Sub Ball che abbiamo preso al Pedro Jifari, quindi c'è la cattura assicurata sicuramente, guarda. Vero? Dai, uno, due, tre. Ti sana del rosso e te verde, il te verde mio, beh, tieni dalla foto, va. Abbiamo messo l'Updisk. Ok. Abbiamo messo il nostro encounter, che sarà l'encounter per Pedro Jifari, che sarà la città in cui stavamo prima, in cui c'era tutto il laboratorio. E abbiamo messo il nostro encounter, questo qua è il percorso 8, ma non ci serve un encounter qui perché l'abbiamo già preso. E direi di andare avanti perché forse in questa parte combatteremo contro la palestra. Tanto questa ragazza ci dà anche il cerca strumenti. Infatti, ecco. Sì, però io gli strumenti li cerco soltanto fuori perché non mi ha di sprecare tempo a vedere un po'. Perché qui alla fine serve vedere la Wonderlock. Cioè, cerchiamo di evitare più allenatori possibili perché siamo già troppo livellati. Ah, io ti schivo, bitch, 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 beh, beh. Tanto questo qui farò contro il grinding. E siamo ad Altoripoli, in cui direi subito di andare al negozio delle bicycles. Perché così noi siamo il milionesimo. Oh, benvenuto! Grazie, bro! Cosa anche il numero 10.001? Beh, il numero 10 ce ne regalo una bellissima bicicletta, ma non disperare, è ancora una possibilità. Potrei tenere una anche tu, sei pronta? La domanda è questa, bicicletta non ti può incolare? Sì! Esatto, come mi sono sicuro che hai dato una bicicletta tra le. Che colore preferisci, giallo o verde? Mi piace giallo, perché sono gemelli e quindi i gemelli piace il giallo e quindi sono giallo. E io subito di metterla come. Dai. Bicicletta, assegniamo e ripre ricerca strumenti. Assegniamo pure ricerca strumenti. Vabbè, però ricerca strumenti, addio, ti assegneremo dopo. Però ora abbiamo la nostra bellissima bicicletta. E quindi direi di subito di curare il mio Pokémon, i nostri Pokémon, perché comunque. E di andare un attimo verso la palestra, visto che comunque ci serve la nostra seconda medaglia. E noi vogliamo la nostra seconda medaglia. Ma prima di combattere proprio la palestra, vorrei fare scambio prodigioso. Quindi andremo davanti alla palestra e faremo scambio prodigioso perché ci serve. E credo di fare. Aspetta, prima di andare in palestra, farei l'encounter anche al Toripoli. Perché possiamo prendere un encounter qui. E quindi diciamo Carpe Diem, cogliamo l'attimo e prendiamo il nostro encounter. Vabbè, usiamo la bicicletta, va. Perché non è che c'è a regalare apposta per. Ed è, ora prendiamo il nostro encounter. Vorrei prendere. Dai, che cos'è? Guarda, no, infatti, guarda, lo sapevo. Lo sapevo. Ok. Dai, l'Updisk. Dai, ecco qua. Ecco il l'Updisk. Ora non screlpa alla fine, guarda, neanche però. Ed ecco qua il nostro Shifter di nuovo, che userà il suo falso finale. Perché dobbiamo catturare questo l'Updisk, che sarà il nostro secondo encounter. Che neanche lui, cioè. Shiftry, proprio falso finale, avevo zero, Dai, falso finale. Basta che non lo uccidi, bro. Bro. Perché se lo uccidevi, guarda, ti uccidevo. Se lo uccidevi, ti uccidevo. Ti levavo tutta la squadra, ti levavo. Io Shiftry lo uso soltanto perché è seconda palestra, cioè, scherzo. Non lo uso per la seconda palestra, lo uso perché è utile. E inoltre gli ho imparato anche furto, perché sarebbe il suo stab, perché impara privazione, cioè, una cosa. Dai. Ok, l'Updisk ha capito subito che doveva stare nella squadra nostra. Anzi, non doveva stare nella squadra nostra perché lo scambieremo subito. Quindi, cioè, addio. Ta ta ta.
ta 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 ta. Aspetta un attimo, perché devo controllare, perché è andato in un altro box. Ecco qui. Ops, scusate se vedete qua. E noi ora abbiamo tre encounter da scambiare, che sarebbe il Tyrant che abbiamo preso al laboratorio e più questi due Love Disc che dobbiamo scambiare subito. Quindi, intanto andiamo alla palestra, così almeno vediamo un po' il capo palestra che ci dà ciao bro, tutto a posto, cioè ci fa così, quindi ci saluta pure bene, quindi è pure un po' simpatico, dai. Ciao bicicletta. Dai, eccolo qua. Ecco qui il capo palestra. Ciao bro, Lino. Ah, ecco, insomma, purtroppo la gara ciclistica è già finita. Beh, ho vinto io, mi dispiace, ma tu abbiamo mancato la cosa. Tieni questa cosa di là su. MN Forza, uno dei tuoi Pokémon che presto potrà suonare roccia. Cioè, bro, oh, più di così il cazzo della vita. Tanto se c'è un PlayStation 4 a random, pensa un po'. Dai, bro, posso dartela io, dai, però se do la spinta io. Porcellino questo. Proprio porcellino. E ora è tempo di scambiare i nostri Pokémon. E spero che non siano Wurmple. Oppure un Zigzagoon non sarebbe male, perché sarebbe lo schiavo di HM. Vai Tyrant. Eppure perfetto, regà. Chi se lo becca è fortunato. Chi se lo becca è fortunato. Dai. Chi se becca il Tyrant, se lo è giapponese, l'ammazzo. Anzi, gli farei un favore al giapponese, visto che tanto questo qua è pure perfetto. Quindi c'è, giapponese, faccio pure un favore, eh. Quindi spero che non sia giapponese, però. Perché mi sono rotto i giapponesi, ultimamente i giapponesi. Cioè, io lo chiamerei più Wonder Giapponesi Lock, perché tanto sono giapponese, mi sono beccato. Cioè, e infatti ecco un giappone da Kanagawa, che è la stessa persona che ho incontrato nel primo episodio. Cioè. Ok, ragazzi, come sempre, copritevi gli occhi e speriamo che sia un Giratina Shiny. Dai, lo so che è un Giratina Shiny. Por cazzo, però, tanto scommetto. Ok. Non so ancora che cos'è. È un... un Magikarp! È giapponese. Perché tanto se non è giapponese nessuno è felice. Cioè, regà. Se non è giapponese nessuno è felice. Se non è giapponese nessuno è felice. Se non è giapponese nessuno è felice. Abbiamo preso un'altra merda, quindi, cioè... mi sa che ci sono le merde consecutive. All'inizio era tutto fortunato. Scaltra con Noto Velox. Più merda che così, cioè... quanta merda, vai Lapdisk. Dai, tu sei una merda, quindi ci devi dare un Pokémon buono. Visto che noi abbiamo dato un Pokémon buono, ci hanno dato una merda, ora deve essere il contrario, quindi noi diamo una merda e ci danno un Pokémon buono. Vero? No. Mi sa di no, guarda, ci scommetto che mi danno un altro Magikarp, uno Zigzagoon, un Whirlpool, un Charmander. Anzi, Charmander non sarebbe male, questo dobbiamo scambiarlo. Un Gas, ok, Stati Uniti d'America, California, Hue, Meolaf. Quindi questo qua da Frozen ci sta scambiando il suo Pokémon. Dai. Dai, dimmi che è una bomba, sono così sto a posto. Non so ancora che cos'è. Che cos'è? Non so, perché. Se ho un Magikarp lo ammazzo. È un... un Chikorita! Ok, io... cioè, Meolaf ti adoro, bro. Meolaf ti adoro, guarda. Io credo di scambiare... Shiftry per Meolaf. Perché comunque, cioè, è molto meglio come... come tipo erba. E quindi non sarebbe male, però forse lo faranno nel prossimo episodio, visto che tanto dovrei allenarlo e quindi... calma con foglia manto, ruggito, verde bufera, strizzata e corpo scontro, cioè... il bulk in persona, cioè io... cioè... mettete like per l'Oaf che, dall'America, che mi ha dato un Chikorita buonissimo, cioè più di così, bro. Ti adoro. Quindi raga, la regola è questa: date una merda, ricevete una bestia, date una bestia, ricevete una merda. Questa ormai è la regola dello scambio prodigioso. Scrivete nei commenti. Ok, io voglio sperare un Giratina Shiny, dai. Da quando quello mi ha scritto voglio un Giratina Shiny, lo voglio anch'io. E se lo prendo io prendo il grassoni quello là perché l'ho battuto. Dai, Lapdisk, dai. Ok, dalla Francia con furore Kevin Bonjour. Dai Francia, pure tu. Non hai vinto raramente i mondiali, anche noi abbiamo vinto raramente, ma dammi una forza, guarda, una bestia. Se mi dai un Chikorita, un altro Chikorita ammazzo però. Ok, non so ancora che cos'è, ma spero che sia un Giratina Shiny. Vediamo che cos'è, è un... un Gloom! Mortacci sua. Kevin, fai schifo, vaffanculo a te e tua madre. Che t'ha pure procreato. E
abbiamo questi nostri tre encounter, che sono, cioè, due tipi erba e un tipo acqua, quindi, cioè... Tanto andiamo nella palestra, visto tanto abbiamo questi nostri encounter. Ecco qua, la palestra di Altoripoli, cioè... Quanto odio le caverne, perché quando stanno le caverne siete un po' male. Ah, comunque al mio... al Shiftry ho dato anche il miracolo seme che ho trovato nella... nella cosa dei boschi, dove c'era praticamente il giardino delle bacche. E quindi là, se vai in basso a sinistra, trovi il miracolo seme che ho dato a Shiftry, perché comunque Shiftry è una bestia. Con la sua mossa, stab. Sto schivando più allenatori possibili, perché comunque c'è, cioè, sono troppo livellato e non voglio che sia troppo facile la palestra. E quindi... t'ho schivato, bro. T'ho visto. Cioè, abbiamo fatto in 2 secondi la palestra, quindi, cioè... Bravo, ti sei girato. No! Vaffanculo! Avevo evitato quasi tutti gli allenatori, no? Cioè, dai, oh, un coglione, oh. Chiunque tu sia, sei proprio un coglione, dai, cioè. Rhyhorn, ma dai! Mi dai troppi livelli così, bro. Sei un coglione. Vai, Shiftry. Uccidilo con piacere, vai. Per la forza di Vorticerba più Miracle Seme, vai. La forza di Miracle Seme sia con te. Vai. Ah, comunque la domanda del giorno, perché tanto mi dimentico sempre la domanda del giorno, è quali sono i vostri tipi roccia, i Pokémon di tipo roccia vostro preferiti? Io, da quando uscì la 6ª generazione, Tyrant e... Tyrant è bellissimo, cioè Tyrantrum è una bestia totale, infatti l'ho usato pure nella EBA, perché cioè, è un Pokémon con un tipo molto raro, perché cioè, Roccia Drago non si è mai visto. Insieme anche all'acciaio Drago, che l'unico esempio è Dialga, anche se dovrebbe fare un altro, perché sarebbe fighissimo vedere un altro tipo acciaio Drago. Comunque, Tyrantrum è il mio Pokémon di tipo Roccia preferito, insieme a... Archeops, che è della 5ª generazione, più... come si chiama quella della 4ª generazione? Bastiodon. E c'era anche l'altro Pokémon che c'aveva la prima palestra, che non mi ricordo il nome. Però è fighissimo, perché sarebbe una specie di lancia, e Bastiodon invece lo scudo, cioè è una cosa pazzesca. Onix. Vabbè, lascio Shiftry, perché tanto Shiftry ormai deve fare la sua sweep. Vero, Shiftry? La tua sweep devi fare. No, è Onix, è un coglione. Onix. E che Onix, è un coglione che eviti i Vorticerba che ti dovrebbero sweepare alla stragrande. Ok, ciao Onix. E ora lasciaci combattere la nostra palestra e beccarsi la seconda medaglia. Ok, Lidio, sei un coglione, perché ti hai girato dopo quando ci sto io? Mortanguerite e colto colorati. Ok, ora direi di andare a combattere contro la palestra, che siamo arrivati, vero? Sì, siamo arrivati. Ciao bro, t'a posto? Combattiamo? Non sei un cazzo, quindi. Ti stavo aspettando con ansia. Non stavo più nella pelle per l'attesa. E sai perché? Perché voglio sfidarti, ovviamente. Sei stato molto in gamba e salire fin qua su scalando le pareti. Ma io non sarò da meno. Come mai hai trovato la pena per i tuoi denti? Pane per i tuoi denti, no? Certo, i muscoli sono fondamentali nella scalare, ma per vincere nell'otti ci vuole ben altro. Ci vogliono le rocce nei capelli, ecco cosa ci voglio, ragazzi. Se volete vincere le lotte di Wi-Fi, dovete avere le rocce nei capelli, raga. Che se c'è delle rocce nei capelli non siete contenti. Come il Lino, guarda le sue rocce nei capelli, cioè. Se ma merda c'ha nei capelli, cioè, una cosa pazzesca. Ah, Maura! Non mi washottare con riduttore insieme a pelle e ghiaccio, come cavolo si chiama l'abilità. Vorticerba, vai! Shiftry, vabbè, lo super, invece perché Shift è troppo forte. Ok. No! Oddio, Shiftry. No! Ma è un coglione, Shiftry! Oh! Ed ecco la mia prima morte del Let's Play. Ora sicuramente qualcuno sarà contento perché è morto Shiftry. Mortacci sua, testa di cazzo, minchione, ecco. Quindi Shiftry è morto, cioè, raga, la tristezza totale, cioè, raga. Oddio, Tyrant, spero che ti one shot, guarda, infatti ti one shot, sei un coglione. Lino è un coglione, vedete ragazzi, Lino è un coglione. Abbiamo perso Shiftry, la nostra prima morte.
Ma vaffanculo, c'è una merda. Ecco cosa sei, una merda che ci dà 4.000 pochi dollari. Ecco cosa sei. Una merda. A volte anche impiegandosi al massimo non si riesce a raggiungere il proprio scopo. Ma l'importante è non darsi mai per vinti. Affrontando tu e la tua squadra ho potuto percepire una volontà indomita. Vaffanculo, coglione di sta ragazzo. Ma è morto Schiltri, regà. Kaching, seconda medaglia. Che tristezza. Che tristezza. Ci dai roccio tomba, bastardo, testa di cazzo minchione. Cioè, riduttore ci ha dovuto proprio uccidere. Cioè. La tristezza, raga. La tristezza. Oddio. Raga, la prima morte già ci è arrivata, cioè. Cioè, non era il let's play come Rosso Fuoco, no? Eh no. Perché Shifty faceva così schifo che non riusciva anche a one-shottare una Maura. Che tristezza, raga. Sono triste. Sono triste come quando ho perso Hitmonchan alla Nuzlocke con Ale Games 77. Ora scommetto che nei commenti Ale Games 77 scriverà: ah, te è morto Hitmonchan, ora te è morto pure Shifty, sei un deficiente. Scommetto, guarda, ci scommetto che The Simex più Ale Games 77 scriveranno queste cose. Guarda, ci scommetto. Ci scommetto un par di palle. Cioè, ce lo scommetto, cioè, ci metto la mano sul fuoco, guarda. È poco ma sicuro che lo diranno. Intanto io, Shiftry, starai nel cimitero ora, rip. Miracol 6 te lo levamo perché non te lo meriti più, coglione testa di cazzo. E direi di mettere Chikorita nella squadra, visto tanto l'abbiamo preso. Intanto ho allenato anche gli altri Pokémon che abbiamo in squadra, quindi optate tutti a livello 20 qualcosa. E intanto si è accesa la PlayStation 4, cioè. Si accende la PlayStation 4 a random. Buonasera, fai riposare. Sì, voglio fare riposare la tua squadra. Che cavolo è collegato? Boh. Non so chi è collegato. Però ora andremo, finiremo l'episodio con andare a catturare l'encounter al percorso 10. Quindi andiamo subito lì. Dai, percorso 10, vai. Ed è un Electrike, ok. Tanto dovremmo scambiarlo, quindi. E poi Palomo la doveva avere, eh. Vabbè. Diamogli una bella botta. Attacco rapido, cioè. Cioè, io dico. Palomo c'ha un bulk pazzesco, cioè. Mala aveva ragione. Cioè, Mala ha proprio ragione. Perché qua. Cioè, a livello 26 c'ha già 149 PS, cioè, prendete conto di questo? Cioè 129 PS a livello 26, cioè è una cosa pazzesca comunque. Direi di provarlo a catturare. Fai Mega Ball. Cattura questo Electrike, così almeno lo scambiamo e prendiamo il nostro encounter. Dai, lo so che puoi stare con me, bro. Lo so, bro. Ok, bravo Electrike, hai capito subito. L'hai capito? L'hai capito subito? Cioè, raga, ma può essere che ora intitolerò questo. Che cazzo, eh? Ok, Kevin, vattene a fanciro perché mi stai sul cavolo. Che mi ha dato un cazzo di gloom. Guarda, mi danno un fottuto gloom. Kevin, rendere conto di questo, un gloom. Electrike allegra, quindi fa pure schifo, raga. Quindi per una merda ci beccheremo un Giratina Shiny, e se il Giratina Shiny me lo tengo e aspetto fino a quando no, lo posso usare, perché Giratina Shiny si deve usare, raga. Non so perché mi è venuta questa voglia per Giratina Shiny, guarda. Sinceramente non lo so. Non lo so. Ok, ancora nessuno intanto, perché tanto se sta Giratina Shiny si sta preparando a venire da me. Se è in giapponese lo uccido. Cioè, uccido Mario. Ok, da Lussemburgo. Here we gets. Luca. Luca da Lussemburgo. Dammi la potenza stessa. Dammi Giratina Shiny. Perché chi non vuole un Giratina Shiny? Intanto mi chiudo gli occhi. Copriamoci gli occhi. E prendiamo una merda, vero? E prendiamo. Un fottuto Illumise. Raga, a merda in arrivo. Cioè, ogni 3 Pokémon, ogni 4 Pokémon, uno è decente e gli altri 3 sono merde. Cioè. Comunque, ragazzi, questo è tutto.
Ci saremo io. Bella a tutti, ragazzi.